sai che c'è? È un birbante perché gli animali non rispetta mai. Ma per magia, ora un gatto sia, la sua vita cambierà, vedrai. Billy the Cat, quattro zampe ha. Billy the Cat, vive giù in città. Billy the Cat è sempre in mezzo ai guai. Billy the Cat, ma non si ferma mai. Può salutare ciao Billy the Cat oppure urlare miau. Ma te ne combinerà. Lo sfratto. Ho tentato di dire al signor Hubert che ci sono un sacco di cose da gatti che io non posso fare, come mangiare cibo per gatti, o lavarmi con la lingua. Ve lo immaginate? Al cinema del quartiere davano il mio film preferito, I tamburi di Uga Buga, ma il signor Hubert mi permise di sgattaiolare dentro per vederlo. Oh no! Dovevo prendere lezioni di felinità. Ora, Billy! Oh, Billy, le gioie della caccia! Se li prendiamo, mangiarli ovviamente. Coraggio. Dove sono andati? Sono stufo di scavare. Sarai stufo di vivere se non facciamo felice il signor Big. Vorrei che ci avesse lasciati in prigione. Ecco la verità. Ehi là, che cos'è questo? Aspetta che lo veda il signor Big. Già. Ma che cos'è? È un bastoncino di ghiacciolo gigante vichingo. Sono quei furfanti di Len e Des. Wow. Chissà che cosa... Sono quei gattacci ficcanaso! Altri guai! Non questa volta! Di qua! Alla porta! Tornate qui, miserabili felini! Vi riduco in carne tritata! Lei e le sue lezioni di felinità... Considerala una lezione di acrobazie. E adesso? Fate i bravi gattini, torno subito, eh? Oh, santo cielo! Oh, miei piccoli tesorini adorati! Qualcuno vi stava inseguendo? Può dirlo forte, signora. Oh, povero caro, sei così stanco che non riesci neanche a miagolare. Mi lasci così, mi stritola. Miau. Rilassati, amico mio. Quando finirà di tormentarvi, vi nutrirà fino a farvi scoppiare. Qualcuno ha parlato di cibo. Oh.
Santo cielo, sembra quasi che tu stia chiedendo di mangiare qualcosa. Visto, Billy? Un allenamento costante porta sempre una ricompensa. No. Già, può dirlo forte. Calma, calma. Cos'è tutto questo fracasso? Ci scusi tanto, signora. Non è che per caso lei ha visto passare... Due gatti rognosi? I gatti sono sempre i benvenuti qui, giovanotto, ma non posso dire altrettanto di certe persone. Eccone uno laggiù! Prendiamolo! Aiuto! Aiuto! Non preoccuparti, micetto, non ti farò male. Non troppo. Scappami! Levamelo di dosso! Levamelo di dosso! Ci penso io! Oh no! Non credo proprio, brutto villano! Preso! Oh no! Hanno preso il signor Hubert! Lasciate andare quel povero micetto! Ma certo, nonnina! Sì, certo! Sì! Ci occuperemo noi di lui, come merita! Molto bene! Allora dovrò proprio chiamare la polizia! Non perda tempo, signora! Des, dà subito quel foglio a questa vecchietta! Questo? Ah, che vecchietta sveglia! Tu e i tuoi vicini dovete sgomberare entro domani, altrimenti io e Des vi butteremo fuori. Andiamo! E prendi quella palla di pelo! Oh, miei poveri micetti! Che ne sarà di voi adesso? Addio, Billy! Ti lascio il mio papillon! Beh, non rimanete lì impalati, fate qualcosa. Che cosa possiamo fare? È l'ora del riposino. Ora. Dopotutto è l'ora del riposino. Non si preoccupi, signora, il signor Hubert e io l'aiuteremo. Oh oh. Allora, credo di aver capito come fare. Basta atterrare su quattro zampe. Coraggio, si parte! Molto presto finiremo di vivere come poveri e ci godremo un po' la vita. Mi innervosisco senza mangiare la mia razione quotidiana di caviale. Oh, Len e Des sono tornati. Spero che mi portino buone notizie. Abbiamo portato una bella cosina per lei, capo. Ottimo lavoro, ragazzi. Quella mappa che abbiamo rubato era esatta. Questo è il remo della nave del leggendario tesoro del famigerato Erik il Vichingo. Ed è tutto nostro. Ecco cos'era. Dobbiamo iniziare immediatamente gli scavi. Su vasta scala, avete consegnato a quella gente gli avvisi di sfratto? Certamente, capo. Hanno protestato un pochino. Sì, ma saranno in mezzo a una strada entro domani. Trovo incredibilmente adorabile essere spietato con i poveri, perché sono così indifesi.
Se un giorno tornassi ad essere un ragazzo, vorrei tenermi le unghie. Sono sempre molto utili. Quei furfanti devono aver posato quel cesto di vimini qui dentro da qualche parte. Oh, fantastico, un altro salto! Dobbiamo proprio metterlo nel magazzino, questo affare? Che cosa c'è di male? Per via di quel sarcofago. Lo sai che c'è un fantasma lì dentro? Ma non hai un briciolo di cervello. Lo sanno tutti che i fantasmi non esistono. Fortuna che essendo un gatto ho 9 vite. Ehi, fatemi uscire di qui! Aiuto! Mascalzoni! Furfanti! Tiratemi fuori di qui! Oh, che carino! Che pensiero gentile! Mi hanno portato un compagno di giochi! Ti farò rimpiangere il giorno in cui hai osato varcare la soglia della mia dimora, brutto gattaccio repellente. Per come la vedo io, direi che tu hai più ciccia che muscoli. No! Questo è tutto quello che sai fare, palla di pelo con un occhio solo. No! Meglio a Sanctifer che a me. Santo cielo, ma che cosa ti è preso? Aspetta solo che riesca ad uscire da qui, piccolo babbeo! A pensarci bene, preferirei vedere un po' di TV. Ci siamo! Dobbiamo scoprire come impedire a quei mascalzoni di sfrattare la vecchia signora. Billy, non capisco di che cosa stai parlando. Allora, signor Hubert, le è venuta qualche idea? Un'idea... Sì. Come ho detto, caro ragazzo, ho bisogno di una profonda meditazione. Sì, davvero molto profonda. I gatti. Certo, un riposino potrebbe schiarire le idee, forse. Non lo so, Ben. Il capo ha detto che il denaro serviva per comprare un camion nuovo, non di seconda mano. Non essere idiota! Il capo non riconosce la differenza. Gli basta solo che troviamo qualcosa per portare via la terra degli scavi. Ho capito! E noi ci teniamo il resto. Ehi, dà un'occhiata qui, guarda! Non posso crederci! Forza, andiamo a controllare! Signor Hubert, si svegli!
Oh, sì, grazie, cameriere. Ora può portarmi il patè? Sì! Ma che succede? Ci ricaveremo un sacco di soldi. Sarà meglio darsi da fare, o non avremo più un posto dove dormire. Basta così. Sembra che oggi sia il nostro giorno fortunato. Oh, non possiamo permetterlo, Billy. Non possono portarmi via la mia splendida Cadillac, la mia squisita Eldorado. Andiamo, signor Hubert, non dobbiamo perdere tempo. Se siamo riusciti ad aprire una porta, dovremmo anche riuscire a far partire questo affare. Più facile a dirsi che a farsi. Dai, sbrigati, non abbiamo ancora finito. Billy, come hai fatto? Ehi, ma cosa? Il mio furgone, il mio splendido furgone. Continui a spingere, signor Hubert, ce l'abbiamo quasi fatta. Farò tutto il possibile, fino all'ultimo respiro, fino all'ultima goccia del mio nobile sangue. No, torna qui. Avevo sentito parlare della fuga delle auto, ma questo è ridicolo. Pronto? Posso sganciare la bomba, signor Hubert? Certo, Billy. Ma la bomba non è una specie di ciambella? Oh? Eccolo che arriva! Questa sì che è una fortuna! Le chiavi sono ancora perfette. Oh, povero me! Dobbiamo trovare una soluzione. Domani butteranno tutti fuori di casa. Hai ragione. Chissà se le è rimasto un po' di quel pesce delizioso. Oh, nel caso lo avesse dimenticato, signor Hubert, non ci saranno più i gustosi spuntini della vecchia signora se quei mascalzoni la cacceranno. Oh, accidenti, Billy. Hai ragione, dobbiamo subito fare qualcosa. Sì, caro, ti ho fatto le valigie. Ma spero proprio che il giudice mi aiuterà. Non sopporto l'idea di abbandonare tutti i miei gattini. Oh, non preoccuparti, aspetterò proprio qui. Ehi, ecco, siete tornati. Entrate, miei cari, e prendete qualcosa da mangiare. Non perdetevi d'animo, miei cari gattini. Mio nipote è avvocato e ha chiesto al giudice di rimandare lo sfratto fino al completo riesame dei documenti. Cosa significa che il giudice dice che non possiamo sfrattarli? Sono io il proprietario dell'edificio, giusto? Beh, sistema tutto, io sistemerò te! Problemi, capo? Avvocati! Secondo quel povero idiota, uno degli inquilini ha chiesto al giudice la sospensione dello sfratto. E se faranno delle indagini, finiranno per scoprire quello che nascondiamo in cantina. Il Museo Nazionale sequestrerà il tesoro e noi non vedremo un centesimo. E questo significa che non pagherà nemmeno noi? Noi. Non riuscite a pensare a nient'altro che ai vostri stupidi, miserabili problemi?
Scusi, capo. Ma se pensano di avermi già battuto, presto avranno una bruttissima sorpresa. Non è vero, Sanctifer? È molto strano. Cos'è tutto questo rumore? Attenzione a tutti gli inquilini dell'edificio! Dovete lasciare i vostri appartamenti e uscire immediatamente! Niente scene di panico! Muovetevi in fretta e con ordine! Oh, ma che cosa succede? Venite, gattini, seguite la mamma! Ma che mucchio di gatti sfaticati e pigroni! Su, muovetevi! Senti, senti, non sono mai stato insultato così! Forza, signor Hubert, dobbiamo andare! Il capo ha avuto un'idea veramente geniale con la storia della bomba. Già, ed è stato veramente coraggioso. Già. Metteremo questo gingillo nell'atrio e quando saranno tutti fuori... Pa! Boom! Quegli inquilini non potranno più tornare nelle loro case. Oh, no! Che c'è, Billy? Ah, non è uno splendore? Il mio bellissimo camion nuovo fiammante! Già, aspetta solo che il signor Big veda il conto. Non ha importanza. Quando lui avrà tutto il suo tesoro, vedrai che ce ne comprerà altri due. Ma insomma, ma che modi ci hanno sbattuto fuori di casa? Dormire, non è giusto, stavamo riposando così bene. Forza, ragazzi, ci serve il vostro aiuto. Non contare su di noi. Non importa, Billy, immagino che preferiscano mangiare gli avanzi nella spazzatura anziché gli spuntini della vecchia signora. Davvero? Ci aiutereste? Ci aiutereste per noi? Non vedo l'ora di fare il mio riposino. Grazie, grazie infinite. Ottimo lavoro, ragazzi. Ci sarà una bella ricompensa anche per voi due. Allora, signor Big, posso premerlo adesso? Beh... Allontaniamoci subito! Perché no? Oh. Il mio camion! Nuovo! Fiammante! Siete soltanto due incapaci! Avreste dovuto mettere la bomba nell'atrio dell'edificio! Oh. Bene, bene, allora, sentiamo di cosa si tratta. Vabbè, è tutta colpa sua! È lui che ha messo la bomba! No, io non... Se vuoi, possiamo riprendere le lezioni di felinità domani. Ma certo, signor Hubert, se lei prenderà questa lezione di umanità adesso. Oh, molto bene, Billy, nell'interesse della scienza. Direi che non è affatto male. Anzi, un tesoro dell'alta cucina, sì. Una ricchezza gastronomica oltre ogni misura. Un cibo adatto a un re. Questo è tutto ciò che un gatto possa mai desiderare. Da tempo immemorabile, da quando i vichinghi posero piede su questa terra, i gatti non hanno desiderato altro se non riempirsi lo stomaco. Billy...